Eccoci, grazie della vostra presenza che permette di leggere questa Bibbia e poi di mandarla a centinaia di persone. Quindi voi siete in poche, però siete il seme che poi spunterà e permetterà. Tanta gente mi ha già scritto. No, ma quando comincia la Bibbia della casalinga? Comincia oggi, settimana prossima già si sospende perché io sarò a Roma al Congresso Internazionale degli Esorcisti e quindi riprenderemo comunque fra 15 giorni, a Dio piacendo. Facendo un momentino il riaggancio a quello che abbiamo fatto le volte scorse, riassumiamo in poche parole. Siamo in Egitto, dove c'è il popolo ebreo, schiavo del faraone. Per mezzo di Mosè e dei prodigi del Signore esce, è entrato nel deserto. Deserto che nella Bibbia non è mai un luogo vuoto, è un luogo pieno della presenza di Dio, oltre che della presenza del demonio. È un luogo pieno della presenza di Dio dove il popolo di Israele riceve tanto aiuto da parte di Dio. Riceve la manna, il cibo prodigioso dal cielo. E quando siamo sempre un po' esigenti con Dio noi, e gli dice sempre manna, come dire sempre torta, perché era buona, sempre pizza, sempre torta, vogliamo anche una bella bistecca, allora Dio gli manda le quaglie, buone, no? E gli manda le quaglie e loro. E poi a un certo punto abbiamo anche sete, e va bene, abbiamo anche sete, vi diamo l'acqua, l'acqua scaturita, tutto prodigioso, scaturita dalla roccia. E infine si trovano a dover passare una popolazione che gli sbarra il passo. Amalek, e dice: no, voi di qui non passate, questa è la nostra terra, voi non passate. Come a non passare? Hai lì un popolo che spinge, che preme. Allora gli uomini prendono le armi, combattono, ma siccome il popolo di Dio sa che l'uomo non fa da solo, ma ha bisogno dell'aiuto di Dio, dicono: Mosè, tu sali sul monte e prega. Quando Mosè, è un gesto simbolico, teneva alzate le mani, un po' come fa il sacerdote durante la messa, quando anche lui non ha le mani stanche, alza le mani e prega il Dio, e il suo popolo vinceva. Perché non di sole armi vince il popolo di Dio, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni azione che viene dalla parola, dalla bocca di Dio. E quindi quando Mosè stanco abbassava le mani, il popolo perdeva. Allora è un gesto anche simbolico questo, no? Per dire come noi non dobbiamo mai smettere di pregare. E quando siamo stanchi, se siamo stanchi addormentiamoci. Però prima di dormire è bello dire: Signore, ad ogni battito del mio cuore, ad ogni mio respiro, con tutto l'essere sospiro, vieni Gesù, vieni mio Signore. E quindi io prego anche mentre dormo, perché gli ho firmato la cambiale,
gli ho firmato l'assegno, ad ogni battito del mio cuore, ad ogni mio respiro, con tutto l'essere sospiro, vieni Gesù, vieni mio Signore. E allora, con le mani alzate, il popolo di Israele vince e passano e continuano il loro cammino. Arriviamo al capitolo 19, sempre dell'Esodo. L'alleanza sul Sinai. Cos'è l'alleanza? L'alleanza è un termine che si usa anche umanamente, no? Quando due parti si mettono d'accordo nel sostenersi a vicenda. Per esempio, nella guerra, l'Ucraina è alleata dell'Occidente, se no sarebbe già stata mangiata come un boccone dalla Russia, no? La Russia a sua volta cerca di fare alleanze, magari con la Cina, magari con l'India, magari con... Ci sono alleanze, la più bella alleanza, sapete qual è? Un figlio che nasce. Quella è la più bella alleanza che non finirà più. La grandezza della maternità, soprattutto, certo anche la paternità, ma è la donna che... Un'altra alleanza è il matrimonio, e questa, se non è coltivata bene, finisce, e come finisce. Altre alleanze sono le amicizie, quelle vere. Ma ci sono mille alleanze, anche le ditte fanno alleanze per produrre meglio automobili, speriamo. Tra la Fiat e la Peugeot viene fuori la Stellantis, vedremo se sarà proprio una stella o se sarà... Dio fa un'alleanza col popolo di Israele, però è un'alleanza particolare. Due alleati si sostengono l'uno l'altro. L'alleanza tra Dio e l'uomo è solamente Dio che sostiene l'uomo. L'uomo cosa vuoi che sostenga Dio? Anche se è un'alleanza di amore, di preghiera, di confidenza. Per questo Gesù chiamerà la messa: ecco il sangue della nuova, nuova perché l'antica era stata fatta come leggeremo adesso, la nuova la farà nel suo sangue, della nuova ed eterna alleanza. Quindi noi siamo alleati con Dio attraverso il battesimo, attraverso il battesimo e attraverso la nostra vita che ci ha dato il sangue di Cristo. Bene, è un'alleanza a puro interesse dell'umanità. Al terzo mese dall'uscita degli israeliti dal paese d'Egitto, ci siamo? Aiutala. Proprio in quel giorno essi arrivarono al deserto del Sinai. Se avete presente un po' una cartina geografica, e se non ce l'avete presente, vi invito a andare in fondo alla Bibbia che avete. Ci sono delle... anche chi mi ascolta da casa, gli dico, dovrebbe procurarsi una bella Bibbia di Gerusalemme, che è la migliore anche per studiare la Bibbia. E in fondo avete trovato? Se no cercate finché trovate. Allora cominciate dal fondo, dal fondo, dal fondo.
No, dal fondo. Dal fondo. Dall'ultima pagina. Mi sembrava che era ancora qua. Non quelle colorate, brava, quelle in bianco e nero. Ci ho messo quelli che vedi. Brava. Ce n'è una che riguarda viaggi di San Paolo. Lo faremo fra 10 anni, quando arriveremo alla fine della Bibbia. Penultima pagina, ancora i viaggi di San Paolo. Terz'ultima pagina. Parte sud, per quart'ultima divisione delle tribù sotto Giosuè, finalmente arriviamo all'Egitto, la penisola, brava, brava, penisola del Sinai e Palestina al tempo dell'Egitto. Così almeno ci orientiamo. Ci siamo? Aiuta lei, se no. Ecco, allora vediamo in alto il Mar Mediterraneo, sotto vedete il Cairo è l'Egitto, più spostato vedete c'è un braccio di mare dove oggi passa il canale di Suez. E c'è, andando ancora, una penisola fatta come fare? Un cuneo che scende, lo vedete? Quella è la penisola del Sinai. Il popolo ebreo, scusate se sono così pedante, ma una volta che abbiamo capito, poi viaggiamo senza problemi. In questo deserto del Sinai ci troviamo attualmente con Mosè. In basso a questo triangolo, lo vedete? A questo cuneo, in basso trovate il Sinai, l'avete visto? Brave. Che in arabo si dice Jebel Musa, cioè cima di Mosè. Poi, quando avverranno questi fenomeni che leggeremo adesso, poi il popolo ripartirà. E noi per il momento chiudiamo questa pagina, attingeremo ancora, quando il popolo salirà verso nord e arriverà su verso il paese di Canaan. Vedete? Canaan, sopra, sopra, sali, 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 in cima, Canaan, ecco, che sarà la terra di Israele. Allora, al terzo mese dall'uscita degli israeliti dal paese d'Egitto, e noi abbiamo visto dov'è, proprio in quei giorni essi arrivarono al deserto del Sinai, e noi abbiamo visto dov'è questa penisola, questo cuneo. Levato l'accampamento da Refidim, sapete dov'è? No, neanch'io. Arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono. Non dimenticate che erano popoli nomadi, che viaggiavano con le tende. Israele si accampò davanti al monte, quello che vi ho detto, al monte Sinai, Jebel Musa. Mosè salì verso Dio sul monte e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: Mosè, tu dirai queste cose alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, tutte le batoste che gli ho dato, e come ho sollevato voi su ali di aquila, bella espressione,
vi ho sollevato su ali di aquila e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Torno indietro per spiegare meglio. Ecco in che cosa consiste l'alleanza. Ci sono dei patti da osservare, I patti che il popolo di Israele dovrà osservare verso Dio è se ascolterete la sua voce, cioè se farete quello che Dio vi chiede. Mi viene in mente le mamme che chiamano i loro figli e gli dicono: fai questa cosa. E il figlio fa finta da niente, continua a giocare. Ma mi hai sentito? E il figlio tace. Ma parlo arabo? Mia mamma diceva così. No, non parla. Oppure i più forti si alzano e vanno verso la porta, senza neanche girarsi. E allora la mamma perde la pazienza. E allora grida: allora, guarda che lo dico al papà. E siccome mio papà era artigiano e lavorava nel locale accanto, allora io e i miei quattro fratelli si tornava indietro ad ascoltare la mamma. Se ascoltate la mia voce, bisognerebbe fare catechismo, io invece devo leggere la Bibbia e devo correre. Ascoltare la voce di Dio, che cos'è? Primo la Bibbia, leggere la Bibbia, leggere il Vangelo. Secondo ascoltare la voce del bene che tu hai dentro la tua coscienza, che la voce del bene te lo dice, te lo dice. Terzo, ascoltare la voce di coloro che tu riconosci come tuoi maestri, i tuoi genitori, i tuoi preti, i tuoi insegnanti. Non gli scavezzacolli che tu incontri fuori di casa, che ti dicono il contrario della tua famiglia, e tu ascolti loro, e non ascolti i tuoi, purtroppo. Ascoltare la mia voce, cari amici, ascoltare la voce di Dio. Se custodirete la mia alleanza, le cose che io vi chiedo, voi sarete per me la mia proprietà fra tutti i popoli. Sarete miei. Metterò il mio timbro su di voi. Siete miei. Perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Guardate che questo vale ancora oggi, Ognuno che è battezzato ha il sacerdozio battesimale. Per questo può pregare Dio. Se il sacerdote è quello che prega Dio a nome degli altri, anche un papà e una mamma battezzati sono sacerdoti per i loro figli. Quanto pregano Dio per i loro figli. Sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa, benedetta. Queste parole, caro Mosè, vai a dirle agli israeliti. Mosè andò, chiamò gli anziani del popolo, il popolo era organizzato, era l'anzianità, era l'anziano. Oggi l'anziano lo mettono nella residenza RSA e non va più neanche a trovarlo.
Gli anziani una volta erano, perché gli anziani erano la sapienza. Oggi un bambino dice a suo papà: ma te non capisci niente, non sei capace di usare internet. Lui sa tutto, su internet trova tutto. Ma una volta era l'anziano che conosceva la storia, conosceva i mestieri, conosceva che si tramandavano di padre in figlio. Convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. Ecco, io anche oggi mi fermerei anche qui perché ho letto poco e niente, però ci tenevo a ricollegarmi al brano passato e ci tenevo a mettere giù queste quattro parole, a vedere dove era il Sinai, il deserto, a vedere il monte di Mosè, Gebel Musa, o monte Sinai, a vedere cos'era l'alleanza, ascoltare la voce di Dio, custodire la sua alleanza. Noi saremo proprietà di Dio, siamo suoi, capite? È una nazione santa, perché generati da Dio. Mosè, mi raccomando, tu che sei il mio profeta, il mio portavoce, io ho parlato a te, adesso tu vai dal tuo popolo e glielo dici. Lo dice, il popolo accetta e Mosè ritorna da Dio e gli dice: missione compiuta. Ecco, il sacerdote pressa poco fa così, vi porta la parola di Dio, vi trasmette l'alleanza di Dio attraverso il sangue di Cristo, attraverso il battesimo, attraverso i sacramenti, e poi celebrando l'Eucaristia con voi presenta a Dio le vostre offerte. Con voi. Pensate che il sacerdote, forse non tutti lo sanno, non può celebrare la messa da solo. Deve avere un permesso dal vescovo. Io mi ricordo da giovane sacerdote, ho fatto la varicella. È dovuto stare per un po' di giorni isolato in casa mia. Allora ho telefonato al mio vescovo e gli ho detto: eccellenza, non posso neanche varcare la porta di casa, mi spiacerebbe però saltare la messa, posso celebrarla da solo? Sì, per questa occasione ti do il permesso. Altrimenti un sacerdote deve sempre avere almeno una persona che rappresenta il popolo. Perché la E non la dice. O va a cercarsi qualcuno. Infatti una volta ero andata. Ma non è tanto per dire, il chierichetto e il sacrestano che assicurano almeno una presenza, dicono questi sono i rappresentanti del popolo di Dio. La messa. Quando a me è capitato qualche volta di doverla dire in casa mia perché non sono stato bene, sono stato ammalato, avevo la Esther che mi faceva da assistente per la messa, capite? Quindi io è per quello che ogni tanto vi ringrazio. Grazie che avete assistito a questa messa, grazie. E poi l'altro giorno ho detto, io dico messa anche per 3 persone. Però se siete, come l'altro giorno, almeno 15, è più bello, anche per me. Quindi se voi venite a messa anche tutti i giorni, quando potete così, guadagnate punti paradiso per voi.
avete la scheda per la raccolta dei punti paradiso e io son, volentieri prego per voi e vedete sempre che ve lo dico, insomma, noi vi ringrazio. Bene, allora Mosè fa l'ambasciatore di Dio, il sacerdote fa un pochino lo stesso ministero, lo stesso servizio. A Roma abbiamo i ministeri, che sono centri di potere, ma di per sé ministero deriva dal latino minister, che vuol dire servitore. Siamo a posto, eh? Ciao, buona giornata, arrivederci.